Bentornati amici, oggi voglio parlarvi di uno degli standard della stampa, la carta internazionale. Parliamo del formato A0 da cui derivano tutti i sottoformati. Oggi in particolare andiamo a vedere come si imposta il formato A4 sui vari applicativi della suite Adobe. Molto bene, eccoci qui all'interno dell'interfaccia di Illustrator. Abbiamo qui aperti i tre applicativi che andremo a vedere quest'oggi. Come potete vedere abbiamo già l'opzione A4 qui in bella mostra, però andiamo a vedere che cosa succede se facciamo tutto da zero. Nel momento in cui andiamo a selezionare un nuovo documento, si aprirà la finestra di creazione del nuovo documento, eccola qui. Da qui noi è vero che possiamo andare dentro Print e selezionare direttamente il formato che ci interessa, ma è vero anche che possiamo farlo completamente a mano, ovvero possiamo inserire le misure che sono 21x29,7, il formato dell'A4, possiamo andare in impostazioni avanzate, stiamo lavorando ovviamente in quadricromia e a 300 dpi perché si tratta di un formato per la stampa, abbondanza, andiamo a impostare l'abbondanza in 0,3 cm, automaticamente lo riporta su tutti i lati, andiamo a creare il nostro documento. L'abbondanza serve perché nel momento in cui andiamo a stampare un A4, se abbiamo delle immagini che escono dal nostro formato A4, rischiamo di vedere il filetto bianco a fine del foglio. Per questo motivo andiamo a inserire un'area aggiuntiva che viene effettivamente stampata, quindi nel momento in cui io inserisco un'immagine, la mia immagine, se esce dal documento, verrà effettivamente stampata anche esternamente, poi andrà a essere rifilata e in questo modo non avrò il filetto bianco. Abbiamo visto come si crea un documento da zero, ma se io fossi all'interno di una sessione, posso creare un altro documento sempre con la stessa misura, semplicemente selezionando lo strumento tavola, andando a cliccare trascinare, così ho delle dimensioni assolutamente randomiche, però posso andare nel pannello, qui in alto, e selezionare 21x29,7 e ho esattamente lo stesso formato che avevo creato in precedenza, così ho due fogli assolutamente uguali. Andiamo a vedere che cosa succede se cerchiamo di fare la stessa cosa all'interno di InDesign, quindi noi creiamo un nuovo documento, ci appare un'interfaccia che è assolutamente similare, possiamo andare dentro Print a selezionare i nostri formati, tra cui ovviamente c'è anche l'A4, possiamo anche farcelo a mano come abbiamo appena fatto in Illustrator, quindi possiamo andare a dirgli 21x29,7, andiamo nelle impostazioni dell'abbondanza e gli diciamo 0,3 anche qui, e automaticamente lo riporta su tutti i lati. Andiamo a creare il nostro documento e abbiamo esattamente la stessa cosa. Qui è più semplice da comprendere perché vediamo come nel momento in cui andiamo a posizionare un'immagine che esce dal nostro foglio, quindi questa immagine fuoriesce dal nostro foglio su questi due lati, nel momento in cui andremo a rifilare il nostro foglio, l'area del nostro foglio sarà semplicemente questa, quindi l'area con le misure corrette che abbiamo impostato. L'area in eccesso, ovvero questa, serve semplicemente a non avere il filetto bianco su questi due lati del foglio. È una cosa importante e per questo motivo, nel momento in cui andiamo a esportare un documento su cui abbiamo fatto questo tipo di lavorazione, adesso noi qui andiamo a selezionare PDF per la stampa, nel momento in cui andiamo a salvarlo dobbiamo ricordarci nel pannello dell'abbondanza di selezionare utilizza l'abbondanza come preimpostata. Quindi con 0,3 di abbondanza su ogni lato, perché se noi lo togliamo stiamo impostando con un'abbondanza di 0, quindi stiamo esportando solo l'area finale. In questo modo avremo di nuovo il problema del filetto, quindi questa opzione dobbiamo ricordarci di tenerla sempre abilitata. Ora, vi sarete forse accorti che abbiamo lavorato un po' all'inverso, perché normalmente si parte da Photoshop a lavorare su un'immagine e poi si finisce a impaginarla su InDesign, ma l'ho fatto volutamente al contrario per farvi capire questa cosa dell'abbondanza. Ora, se andiamo a vedere un documento di Photoshop, ovviamente l'interfaccia sarà simile, nel senso che potrò scegliere delle dimensioni e sicuramente all'interno di Print troviamo già il nostro A4, ma come sapete a me piace farmelo a mano, per cui gli vado a dire 21x29,7, 300 dpi, attenzione, qui siamo in RGB, invece io voglio lavorare in quadricromia perché poi so già che lo andrò a stampare. In questo caso io vado a creare il mio documento e qui ho una difficoltà supplementare, nel senso che Photoshop andrà a creare un documento esattamente con le misure che io gli ho dato, ma non è prevista un'area dell'abbondanza nativamente per Photoshop, per cui quello che vado a fare è questo.
vado a sbloccare il mio documento, che potrebbe essere un'immagine, in questo caso è solo uno sfondo bianco, ma facciamo finta che sia una foto. Quello che vado a fare, vado a prendere delle guide e le posiziono esattamente ai margini del mio documento. In questo modo, così ho selezionato quella che sarà l'area finale del mio documento. Dopodiché vado su immagine e dimensioni del canvas e qui vado a selezionare centimetri e qui vado a selezionare più 0,3 e più 0,3. E gli vado a dare ok. In questo modo vedete che cosa è successo? Sono andato a creare un'area supplementare intorno al mio foglio esattamente di 0,3. A questo punto io ho le mie guide che mi evidenziano quello che è, andiamo a renderlo ancora più evidente. Ho le mie guide che mi evidenziano quello che è il mio contenuto, però nel momento in cui avrò del contenuto che deve fuoriuscire dal foglio, andrò a posizionarlo come abbiamo visto in precedenza, andrò a posizionarlo in questo modo, in maniera tale da avere rispettata la mia abbondanza. Poi non farò altro che salvare questa immagine, le guide, una volta salvato il file, non saranno più visibili. Io avrò un documento salvato ed esportato esattamente come visto in precedenza, con l'abbondanza impostata correttamente e quindi pronto per essere stampato. Ovviamente questo discorso è più un discorso da InDesign e Illustrator, perché è un discorso che vale sui PDF, però è bene sapere che se state stampando una fotografia a foglio pieno e venite da Photoshop, potete impostare l'abbondanza anche in questo modo. Evitate il passaggio di dover passare da Illustrator e da InDesign per impaginare la vostra immagine. Lo si può gestire direttamente da qui, si ottiene esattamente la stessa cosa perché alla fine il formato è esattamente lo stesso. Come sempre, io spero che questo video vi abbia insegnato qualcosa sui vari formati e su come è possibile ottenerli all'interno dei vari applicativi e vi do appuntamento alla prossima.